Benvenuti su Super Dragon Ball Z, un gioco uscito nel 2006 per PlayStation 2. Ma che roba è? Si tratta di un gioco che io nella mia vita non ho mai giocato, lo proverò quindi per la primissima volta con voi. Come vi dicevo, è uscito per PS2, sempre 2006, periodo in cui sono usciti vari giochi, anno prima, anno meno, ragazzi, è uscito di tutto riguardo Dragon Ball in quel periodo. Abbiamo Original, che credo sia proprio la storia principale di Dragon Ball, ma fino a Cell, a quanto pare. Poi abbiamo il Dragon Summoning. Si raccolgono le sfere del drago e poi richiamare Sharon. Customize, vabbè, per personalizzare un po' di cose, le opzioni. Poi Versus per fare la sfida, molto bella questa scena, mi è sempre piaciuto un botto. Il Training, quindi un po' di allenamento con Vegeta. E infine Z Survivor, una modalità sopravvivenza per, a quanto pare, riuscire ad ottenere le sfere del drago. Questo episodio fa parte della serie Dragon Ball Story, nella quale stiamo riscoprendo tutti i maggiori titoli del mondo di Dragon Ball. Li abbiamo ormai provati tutti al 99%, ne mancano 2-3 ormai, però ci sono anche altri titoli che includono personaggi di Dragon Ball. Scrivetemi nei commenti qua sotto quale volete che sia il prossimo gioco che devo provare nel prossimo episodio. Io vedo già subito un po' di personaggi. Io pensavo che, cioè, il roster fosse completo avendo un salvataggio al 100%, ma a quanto pare no. Io allora vado a scegliere un Goku, che credo sia trasformabile, e andrei ad affrontare magari un Frieza, magari dopo Frieza. Ma perché questo colore, Frieza? Ma scusatemi. Magari lo sto coprendo io con la mia facecam, ma affrontiamo Krillin, va, almeno così non è troppo forte. Carina la schermata di caricamento, e a quanto pare questo è lo stage. Ah, ma c'ha proprio un comparto grafico, sì, avevo visto qualche immagine, un comparto grafico come se fosse fumettoso. Mamma mia, ragazzi, brutto brutto questo pugno, anzi questi due pugni. Vediamo un attimo se premo triangolo. Ah, male male, non lo so, non lo so, così ci si para. Vediamo un po' che riesco a combinare. E infatti, perfetto, immaginavo. Se faccio così, gli vado alle spalle. Questa è la lista dei comandi, ragazzi. Ma occhio perché è difficilissima, oh. Ma che scherzi. Cioè, guarda qua. Flurry Kick. Il Kaioken, no. Attiviamo un attimo il Kaioken. Super Kamehameha. Eccola. Questa è la Super Kamehameha. Ma è matto. Vediamo il Kaioken. No, aspetta, ho fatto la presa. Ma che si faceva? Questa è la presa ed è quella pure che c'è tutto Ring Xenoverse 2 addirittura. Aspetta un attimo. Eccolo! Ma non è attivo, ma scusa, ma non mi mentire. Non c'è il Kaioken. Comunque ragazzi, c'è tutte le combo qua, te le devi ricordare tu, altrimenti sei totalmente finito. Così puoi volare, ma se non sei vicino all'avversario non serve assolutamente a nulla. Super Kamehameha. Bene, ma la trasformazione in Super Saiyan come cavolo si fa? Vediamo, eccoci. Ci sto prendendo la mano, perché secondo me si possono combinare un po' di cosucce. Io qua ovviamente sto premendo tasti totalmente a caso, però ci sta. Vediamo la trasformazione in Super Saiyan. Ed eccolo Goku, Super Saiyan. E io direi anche, wow, che è uno Shoryuken di Tekken? Anzi, voglio di Street Fighter. Occhio perché con questo tasto... No, che torno normale perché ho perso tutta l'aura. Mattissimo. Vabbè, comunque ci ho già preso la mano, Vedete? Premi un po' tasti a caso e ti escono cose. Vabbè, chiaramente andrebbe imparato il tutto, ma in una singola prova di un quarto d'ora è difficile. La modalità versus in realtà è solo tra amici ed è quindi una co-op locale. Mi tocca fare Original, che non ho capito bene se è proprio storia. Io proverei ad utilizzare Vegeta e il mio prossimo avversario è Gohan. Ma così dal nulla? Scusa, non dovrebbe partire la storia, ma forse una vera e propria storia di Dragon Ball non c'è. Comunque lo scenario carino, nonostante sia un po' vecchiotto, e poi questo stile proprio fumettoso, quindi quasi, pure se non è bellissimo da vedere, ci azzecca abbastanza come stile. Mamma mia, proprio alle spalle mi sono preso il Masenko. Vabbè, i tasti a quanto pare sono identici per tutti. Gohan, ma questo è matto. Pure! Ma quante cose sta facendo, Broski? Ma che vuoi? Le mazzettate veramente? Vieni qua. Aspetta un attimo. Oh! Mo ti piglio. Mamma mia che sta... E come scende mo? Aspetta un attimo. Aspetta che mo glieli faccio pure io. Becca di questi, va. Vediamo se riesco a fare qualcosa di proprio supreme. Oh! Oh! Ma è mattissimo. Va bene. Cannone Galick! Mamma mia, spaccato in due, Gohan. Comunque sto buscando anche io un botto, ragazzi. Quindi occhio. Oh, parati.
Ma si è trasformato in Super Saiyan 2. Meno male che mi sono spostato. Scendi, bro. Volo. Ma mannaggia. Attenzione a non subire, bro. Boom. Non riesco a trasformarmi. Ma prima con Goku, cioè, l'ho fatto in mezzo secondo. Ma com'è sta cosa? Scusami. Ma non è che non c'ho abbastanza aura. Ma riesco pure a fare, vedete, tutta sta roba. Provo a scegliere Freezer nella modalità allenamento, perché io devo capire un attimo una cosa. Incomincio a sospettare che ogni personaggio nella command list... No, in realtà no. Quindi Vegeta si poteva trasformare in Super Saiyan. Vabbè ragazzi, ci ho provato più che potevo. Forse doveva avere aura al massimo, sta roba così, palese. Era quasi sicuramente così, perché... Con Goku subito ce l'ho fatta a trasformarmi, perché? Perché avevo aura al massimo qua nella modalità allenamento, dove tu c'hai tutto sempre al massimo. Comunque Freezer, ragazzi, fortissimo, perché puoi fare un po' di tasti, cioè un po' di cosucce così, aspetta un attimo. Ok, il disco incredibile, potentissimo, e poi dovrei avere, esatto, la Death Ball, tra l'altro piccolissima in realtà. Non è che fa nemmeno troppi danni. Mi sarei aspettato qualcosina in più da Frieza. Allora, vediamo un attimo. Voglio capire la presa. Aspetta, avvicinati. Ok, non male. Presa bella cattivella. Comunque ragazzi, il gioco è carino. Graficamente, per essere un gioco di quasi 20 anni fa, carino anche in questo caso. Mamma mia, ma diventa un missile. Cioè, non so se io riesco a capire il momento preciso in cui lui fa quella testata assurda. Vabbè, ci sta. Comunque è molto bello Freezer, forse uno dei miei personaggi preferiti qua all'interno del gioco. Questo è un vero e proprio teletrasporto che sto facendo. Ecco, questo è proprio figo. Vedete, vai alle spalle del nemico. Non so se ti consuma aura o cose simili. A quanto pare no. Così, e poi così invece faccio la telecinesi. Wow, questa è proprio la mossa di Xenoverse 2. Vabbè, che poi la mossa in realtà di Freezer, quindi non è di Xenoverse 2. Adesso invece sto provando di nuovo Vegeta per capire se mi riesco a trasformare in Super Saiyan. Eh sì! Allora ragazzi, semplicemente non avevo abbastanza aura. Non era un mistero, in realtà per me lo era. Però volevo almeno capire come funzionasse il tutto. Cannone Galick... Va bene, chiaro, poi a un certo punto dura pochi secondi, ma queste combo pazzurde? Attenzione! Provo adesso Trunks! Mi aspetto uno stile di combattimento che includa la spada, Bellino questo attacco così, Tra l'altro rimane pure in volo dopo che lo fa, quindi dovresti poi tu praticamente scendere. Aspetta un attimo. Così puoi continuare la combo! Molto bello tutto questo! Lo lanci addirittura in aria. Ragazzi, quasi, secondo me, questo è uno di quei giochi che se impari un attimo i trick, vedete, poi lo devi riacchiappare a volo. Bellissimo l'utilizzo poi della spada. Lui si era riuscito pure a parare. Ma vediamo un po' i vari colpi di Trunks. La proviamo a fare una suprema. Ce la facciamo, Trunks? Scusa, dovevamo stare vicini. Trasformazione in Super Saiyan. Eccolo! E andiamo a vedere subito la suprema. La riusciamo a fare, bro? Perché non la riesco a fare? Ma che sta succedendo? Si fa in maniera differente, mi sa, E infatti, ecco perché prima c'ero riuscito. Questo è proprio, cioè, veramente bellissimo. Ok. Esatto, questo è il colpo che io desideravo vedere. Molto bello e potente al punto giusto. Cambio personaggio e andiamo a vedere con Gohan che cosa riusciamo a fare. Prima avevamo già visto qualcosina di Gohan direttamente dalle sue... come dire, dal fatto che l'avevamo avuto contro come avversario. Volevo vedere se riuscivo a farmi trasformazione in Super Saiyan. Perfetto. E poi un paio di supreme. Eccola qua. Questa è la sua suprema? Non c'è la Kamehameha padre figlio o simili? Energy Charge. Sembra di no. Ma questo è un disastro, amico mio. Ma no, non volevo questo. Vabbè, è tornato pure normale. Gohan, non ci siamo, Vado invece a sfruttare Cell, che sembra essere un bel personaggio, devo dire la verità, non male. C'ha pure delle combo, secondo me, un po' diverse. Vediamo un po' anche i suoi colpi. Questo è proprio un raggio. Questi ne partono tre. Vediamo invece all'indietro. Ok, sono sempre sti raggi, ma fatti... un attimo in maniera differente, fatto lì che ti sposti lateralmente, può essere molto utile anche per scappare in qualche modo.
E voglio vedere la sua suprema, scusa, Eccola qua. Judgment, giudizio. Veramente una chiavica, cioè, non dico mi aspettavo la Kamehameha solare, ma almeno qualcos'altro. Questi sono altri raggi buttati lì così. Non è che ci siamo tantissimo, Stile di combattimento mi garba, ma il resto... ha delle pecche, però comunque non male, non male. Devo dire la verità, carino, carino. Che ne pensate? Scrivetemelo nei commenti e scrivetemi quale volete che sia il prossimo gioco. Alla prossima, ciao!